Alcide De Gasperi è stato il più grande statista del XX secolo, uno dei più grandi statisti europei, ma è soprattutto stato colui che ha interpretato nella sua vita le grandezze e le sofferenze di un intero popolo italiano. Italiano tre volte, prima nel suo Trentino, che era una provincia dell'impero austro-ungarico, poi a Roma col Partito Popolare, poi protagonista della ricostruzione repubblicana e democratica del paese. Quindi De Gasperi, al di là della sua grandezza soggettiva, sta ritornando a mostrare quelle che sono le virtù e le fatiche anche di un'intera tradizione politica e civile quale quella italiana. La nostra democrazia è davvero in crisi, ed è in crisi non solo dal punto di vista del suo funzionamento, dal punto di vista delle regole procedurali, ma in modo particolare proprio dal punto di vista delle sue basi etiche. Dal discorso dello statista trentino europeo viene ai cattolici, e questo lo si ricava e magari fosse accolto questo invito, ecco, a non estraniarsi dalla vita politica. Viene l'invito a impegnarsi per la democrazia. Leggendo alcuni testi di De Gasperi si scopre che la sua idea della politica non era un'idea ottimista. L'ottimismo era il riconoscimento di risultati possibili, ma la politica serve perché si ha una grande coscienza del male e del danno che il male insito nella natura umana può fare. Lui aveva una visione pessimistica contro la visione ottimistica delle altre ideologie che pensavano al progresso come medicina di tutte le sofferenze. No, non è il progresso in quanto tale la medicina delle sofferenze, è la contemplazione di quello che il male può fare. Per cui scrisse in un famoso testo del 48 che l'uomo cristiano non ha il diritto di disperare, perché non ha il diritto di legarsi e cedere al male. Deve lottare, e quindi la sua visione era quella di un amore per ciò che l'uomo può fare per lenire tutte quelle che sono le sofferenze, nel suo caso di un popolo, di una nazione, di un'Europa che usciva da decenni e decenni di grandi sofferenze e guerre. I nostri giorni, in Italia come in Europa, avrebbero infatti un grande bisogno della generosità, della concretezza, della semplicità, della lungimiranza di una personalità come quella di Alcide De Gasperi. De Gasperi fu l'attivatore di un processo a cui l'Italia è stata sempre fedele, e quindi ha intuito che era nelle corde di questo paese già diviso, ricco, tormentato, l'idea di non dover più lottare da soli contro i propri limiti all'interno di un continente che si faceva la guerra da secoli. De Gasperi fu colui che parlò anche a nome di tutti gli altri sconfitti, anche dei tedeschi, e che seppe, nella collocazione occidentale dell'Italia, dare all'Italia un ruolo da protagonista nell'Unione Europea. Ed è interessante che proprio in nome di De Gasperi, che pure avrebbe voluto un'unione politica più intensa e anche un'unione militare più intensa, proprio in nome di De Gasperi l'Italia oggi sia il paese più coerente in una linea europeista, cioè sia il paese che effettivamente, anche con tutti i suoi limiti, ha dentro di sé l'ispirazione di un continente ampio, pacifico, laborioso, solidale. Rimane chiaro il messaggio per i credenti: l'impegno di un cristiano nella battaglia politica non deve essere scisso dalla sorgente spirituale. La sua testimonianza di politico credente veramente per noi è una stella a cui guardare con fiducia.